Siamo con Emanuele Loise di Easy Welfare. Abbiamo analizzato con lei all'interno della tavola rotonda casi di welfare positivo nelle piccole e medie imprese e nelle multinazionali. Ma quali sono i benefit e i servizi più richiesti, più utili per creare un legame sempre più solido tra il lavoratore e la propria azienda? Sì, indubbiamente il successo di un piano welfare è legato alla qualità dell'offerta. In questo senso la normativa che negli ultimi 3 anni si è in qualche modo evoluta e ha allargato in maniera significativa le possibilità di accesso a strumenti di welfare, ha creato delle condizioni favorevoli a fare in modo che di fatto tutta la popolazione aziendale, quindi a prescindere da l'età, il genere, possa avere accesso a servizi che rispondono alle proprie esigenze. Dal punto di vista generale, l'esperienza di Easy Welfare, che si basa appunto su 12 anni di presenza sul mercato e che in qualche modo è stata anche resa pubblica attraverso un'attività che da anni conduciamo proprio di osservazione del mercato, ci dice che un buon 75% dei servizi che ad oggi vengono utilizzati dai dipendenti riguarda bisogni primari come l'istruzione, come la parte sanitaria, come la previdenza. Detto questo, c'è una componente importante di servizi legati alla cultura, al tempo libero in generale, che sta assumendo sempre maggior rilevanza e in questo senso sta rispondendo in maniera sempre più completa possibile alle esigenze anche di fasce di popolazione più giovani. Ecco, il welfare sta vivendo un periodo di grande sviluppo in tutta Europa, ma possiamo parlare in questo caso di Europa a due velocità, con paesi come la Spagna e l'Italia che devono correre per raggiungere i paesi soprattutto scandinavi che fanno del welfare il fiore all'occhiello? Sì, indubbiamente è vero, perché in qualche modo il welfare in Italia ha cominciato a prendere piede da pochi anni, questo anche in virtù di un mutato contesto normativo, e quindi in qualche modo l'Italia ha dovuto un po' rincorrere l'esperienza anche di paesi più virtuosi come appunto i paesi del nord Europa. Detto questo, l'evoluzione degli ultimi anni ci fa ben sperare rispetto a quelle che sono appunto le prospettive di crescita del settore, tant'è che ormai qualsiasi tipologia di azienda, dalla multinazionale all'azienda piccola, può avere accesso agli stessi strumenti, e quindi questo sicuramente è un indicatore di come il mercato si stia evolvendo e si stia appunto strutturando in maniera anche più vicina alle esperienze di paesi che sono partiti prima dell'Italia. Un'ultima domanda rapidamente: il welfare molto spesso è un aspetto che viene sottovalutato, ma quanto incide in termini di produttività e di benessere dei dipendenti? Questo è un elemento importante, nel senso che da un certo punto di vista il contesto normativo ha agevolato l'introduzione di piani welfare. Penso in prima battuta alla legge di stabilità 2016, che ha aperto alla possibilità di introdurre all'interno del premio di risultato la componente del welfare, e penso poi anche ai contratti collettivi nazionali come quello del metalmeccanico, che hanno introdotto il welfare come elemento obbligatorio. Detto questo, sicuramente anche le aziende che hanno intrapreso questa strada, quindi partendo da quello che poteva essere anche un obbligo normativo, una possibilità offerta, come citavo prima, dal premio di risultato, hanno sperimentato direttamente l'impatto di questo tipo di iniziative proprio su dimensioni legate all'immagine aziendale, alla retention, all'attraction di nuovi talenti. In generale quindi welfare è un elemento che può innescare un meccanismo virtuoso che passa appunto dall'introduzione, quindi dalla messa a disposizione della popolazione aziendale, di strumenti che favoriscano appunto la conciliazione tra la vita privata e la vita lavorativa, e di conseguenza con un impatto positivo proprio sulla produttività, sul clima. Quindi è un meccanismo sicuramente che ripaga anche in un'ottica di medio e lungo termine, e che può da questo punto di vista essere concepito come un elemento integrante anche delle politiche legate proprio alle risorse umane. Grazie a Emanuele Loise per il suo intervento, io vi restituisco la linea.